Buongiorno di nuovo a tutti. È un grande, come dico sempre, un grande privilegio poter stare qui insieme a dare il Signore. È una grande responsabilità anche condividere la parola di Dio. E vogliamo pregare che il Signore possa benedire la predicazione della Sua parola, perché la Sua parola è il cibo per la nostra vita. Speriamo. Signore Dio, vogliamo ringraziarti per questo dono di poterti adorare in spirito e verità per mezzo di Cristo, lo Spirito Santo che il Signore vive e intercede presso di te. Padre, vogliamo chiederti per favore di questa mattina aprire con la chiave del tuo Spirito la tua parola, affinché questa mattina possiamo conoscere di più la tua grandezza e amarti di più, conoscerti e viverti di più, conoscerti e parlare di più, Signore, agli altri di quale grande Dio vivremo. E te lo chiediamo per, te lo chiediamo solo per la tua gloria in Cristo. Amen. Allora, parte miei familiari, sapete cos'è questa? Ave Regina, bravissima. Ave Regina, sapete che sono queste? Sì, ma la corte, ok? Sono delle api che servono la Ave Regina, le danno da mangiare, la puliscono, la seguono, ok? E adesso vi darò un piccolo, piccolo, breve corso in api, perché sono un'opista raccontare che storie. È interessante perché l'ape regina comunica con tutte le decine di migliaia di api attraverso dei feromoni, degli ormoni, e dirige la loro attività. E ogni famiglia, ogni cassa di api ha una sua personalità. Come i cani sono tutti diversi, hanno le loro personalità, così sono le api. E le api, le caratteristiche delle api dipendono dalla regina. Se la regina è aggressiva, la famiglia è una famiglia che non ti può neanche avvicinare. Se la famiglia è pulita, che non si ammala, è una cosa buona. Se invece abbiamo problemi con una famiglia, la soluzione, un apicoltore saggio cosa fa? Rimuove la regina e ne mette un'altra con delle caratteristiche buone, meno aggressiva, o che è più pulita, o che produce di più. Un'altra cosa interessante è che quando manca una regina, o muore perché è malata, o perché accidentalmente la ammazzi, o perché a volte la uccidono proprio loro stessi, cosa fanno? Le api operarie scelgono una larva e gli danno da mangiare solo esclusivamente pappa reale, mentre tutte le altre larve gli danno pomodoro, miele e pappa reale. Quella dieta esclusiva di pappa reale la fa diventare una regina. Ora, il perché scelgono quella larva è un mistero per noi, ma non è un mistero per Dio. Infatti, in primo Matteo 10 dice: due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i vostri capelli del vostro capo sono tutti contati. Dunque, similmente, come un apicoltore saggio sa gestire le sue famiglie, similmente Dio gestisce le nazioni e i popoli. Sovranamente, fin dall'inizio del creato. E la lettura della parola che abbiamo fatto questa mattina nel libro di Ezra già ci dà questi tipi, questo insegnamento. E libro di Ezra e il libro di Neemia, come diceva Marco, praticamente era un libro solo.
e possiamo dire intitolare il libro di Esdra come il ritorno del popolo dall'esilio e la ricostruzione del tempio, e il libro di Neemia la ricostruzione della città di Gerusalemme. E come aveva introdotto Marco prima, nell'anno 586, per chi interessa un po' la storia, è bene sapere un po' la storia, il re babilonese Nabucodonosor invase Giuda, scese da Giuda, era un castigo da Dio che era stato profetizzato da Geremia, che per 70 anni il popolo di Giuda sarebbe stato portato via in cattività, e il re distrusse il tempio, distrusse la città e portò via tutti gli utensili sacri che erano usati per l'uso sacro del tempio. Infatti 70 anni praticamente al giorno entrò un altro imperatore, invece non era babilonese, era un imperatore persiano che era il re Ciro, che entrò e conquistò la città di Babilonia. Uno storico romano antico che si chiama Flavio Giuseppe racconta di questa conquista, e il generale del re persiano entrò e con un'astuzia, lo sai cosa facevano? Prosciugarono il fiume Eufrate, e di notte entrarono e senza battaglia conquistarono la città, e per 3 giorni il popolo camminava in giro non sapendo che erano stati conquistati da Macedonia. Era la tecnica di questo re Ciro, che era un grandissimo e saggio re. Dopo alcuni giorni il re Ciro entra trionfante dentro la città e in grande maestosità, e chi l'aspettavano? L'aspettavano le autorità locali, incluso Daniele, il Daniele della Bibbia, che ormai è diventato vecchio, perché Daniele era stato deportato quando era molto molto piccolo, il Daniele dei fossi dei leoni, Daniele che interpretava i sogni. E Daniele, quando entra il re Ciro, gli presenta un rotolo. Il re Ciro apre questo rotolo e era una profezia scritta dal profeta Isaia 150 anni prima. E guarda cosa era stato scritto 150 anni prima, e quale si trova il re Ciro davanti a lui. Io dico all'abisso, fatti asciutto, io prosciugherò i tuoi fiumi, io dico a di Ciro, egli è mio pastore, egli adempierà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme, sarà ricostruita e al tempio le tue fondamenta saranno gettate. Ora, mettetevi nei mani di Ciro, che entra in questa città pensando di essere conquistatore, e Daniele ti presenta quello qua che era scritto di te, che tu avresti prosciugato, che avresti conquistato, e ti chiamerà in giro. Io sarei svenuto, io non sarei fatto, ma è quello che fa io. Come si sarebbe sentito? E cosa fa il Ciro? Fa delle indagini. Ma chi è questo? Ma chi è questo? Chi è il popolo di questo qui? Allora fa delle ricerche e cosa vede? Che in quella città che aveva conquistato, in quel paese, c'erano state delle persone deportate, questi giudei. E lui fu convinto in quel momento e che era stato divinamente incaricato dal Dio di questo popolo di permettere loro di essere liberi, di ritornare in Giuda, ricostruire il tempio e ricostruire la città. E se l'ha presa a cuore questo. Infatti sovvenzionò questo, come abbiamo detto, fece donazioni, fece pagare altri, disse questo popolo deve ritornare a Gerusalemme, e circa 50.000 giudei tornarono a ricostruire questa città. Purtroppo la maggior parte rimase in Babilonia, perché ormai si erano accomodati a quello stile di vita, ormai dei figli, i figli sposati, ci avevano casa, invece 50.000 persone. Dunque, come
è solo Dio che stabilisce quando cadrà il Pasqua o quale larva diventerà regina. Similmente, Dio ha già prestabilito sulla terra tutte le nazioni del mondo e i loro governanti. Ha stabilito i loro confini, ha stabilito ogni cosa. Questo è lo Spirito. Ogni persona, Romani 13, sia sottoposto all'autorità superiore, poiché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Noi recentemente abbiamo avuto delle elezioni europee, ha vinto la Lega, ha vinto il centrodestra in alcuni altri partiti, ma noi l'abbiamo votato, ma erano già stati scelti da Dio. Perché non succede per caso. Dio non dice ok, adesso facciamo salire la Lega perché sono Salvini è bravo o perché Marco ascolta la preghiera di Marco, sei votato Salvini, no? Ma però ogni autorità, siano imperatori, siano re, siano senatori, siano sindaci, polizia, militare, maestri di scuola, presidi, managers, ragazzi, genitori sono un'autorità, ok? Nonni sono un'autorità. E nella Chiesa abbiamo pastori anziani, diaconi e diaconesse. Ogni autorità è stabilita da Dio e noi abbiamo il dovere di essere sottomessi. Ovviamente finché loro non ci inducono o ci forzano a fare cose contrarie alla parola di Dio o che sono contrari al vero culto dovuto a Dio. Prossima. Leggerò tutto il primo 2-3, leggerò tutto il pezzetto. Dunque, in primo Timoteo 2-3 dice: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, ascoltate bene, questa è l'applicazione di oggi, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità. Noi abbiamo il dovere non solo di essere sottomessi all'autorità, ma abbiamo il dovere come Chiesa di pregare per le nostre autorità. Le preghiere per le autorità sono come quella pappa reale che nutre la regina. È già stabilita la regina, ma è il nostro dovere come quel corpo intorno alle nostre autorità. E noi non sappiamo se, quando, come Dio userà quelle preghiere, ma Dio può e cambia le società. Ora voglio dire una cosa molto chiara: quello che sto predicando non è un evangelo sociale, non è che tutti saremo buoni o un evangelo comunista, non è questo, è che preghiamo il Signore affinché prima che il suo regno venga noi possiamo stare tranquilli, ma non solo noi, ma i nostri compaesani, la nostra Italia. Io amo l'Italia, non amo l'Italia quanto amo il regno di Dio, amo l'Italia. Il Signore ci ha piazzati, siamo italiani e dobbiamo pregare per i nostri operati. Non possiamo dire, non è facile per noi pregare per le nostre autorità. E io sto imparando a pregare di più per le nostre autorità e consiglierei che come Chiesa o Chiese lo facessimo con una certa costanza, perché è gradito da noi. Non è facile, perché storicamente il popolo italiano è stato un popolo sempre diviso. Già tra Montefiascone e Viterbo, o tra Valderano e Vignanello, c'è sempre questa, no, per creare per i sindaci o la regione Lazio, no? Non è facile. Sarebbe molto più facile, per esempio, pregare per il primo ministro se fosse
sindaco di Viterbo o di Montefiore, forse una ragione, cioè abbiamo una cosa in comune, no? Ma non è facile pregare per loro, no? Ma io devo pregare per i senatori o rappresentanti, per esempio quando c'era Cicciolina, io devo pregare per le mie autorità che sono apertamente, sfacciatamente gay, omosessuali e promuovono famiglie non tradizionali, contrarie alla parola di Dio. Io devo pregare per loro? Io devo pregare per le autorità che sostengono l'aborto o che vogliono abolire il confine nazionale? Io devo pregare per le autorità che sono atei? Cari fratelli, sì, dobbiamo pregare perché malgrado le loro tendenze personali o religiose o politiche, Dio li ha stabiliti lì temporaneamente per promuovere una sua opera. E come Dio ha usato un re pagano per liberare il suo popolo e ricostruire il popolo di Dio in Giuda, e ricostruire la vera religione, noi similmente vogliamo pregare affinché il popolo di Dio sia libero di crescere e la vera religione sia stabile. Vedete, il diavolo ha fatto tutto e fa tutto nella storia dell'umanità per non far venire il Salvatore in terra, e ha fatto portare via, sotto promesso di Dio, il popolo di Israele. Ha voluto distruggere Gerusalemme. Perché? Perché da Gerusalemme sarebbe morto di sotto il nostro Salvatore. Dal popolo di Giuda sarebbe venuto il Salvatore. Il diavolo ha voluto fare tutto possibile per non farlo succedere. Il nostro Dio è più grande. Dunque, noi vogliamo pregare per le nostre autorità, per il bene dei nostri paesani, con cittadini, per il bene della nazione, e posso dire con certezza che loro, anche se non lo sanno, hanno bisogno delle preghiere della Chiesa. Ma fa piacere, perché una volta io e Marco e altre chiese avevamo fatto, sentivo, un'evangelizzazione a Viterbo, era non so, di Natale, Pasqua, eravamo tutti insieme, e era tutto preparato e ci siamo svegliati la mattina, oh, ci piove, dovevamo fare questa evangelizzazione in piazza, ti ricordi? Allora io e Marco camminavamo, pregavamo il Signore, guarda, solo tu puoi far fermare questa pioggia, no? Guarda, si è fermata al momento che abbiamo iniziato e poi ha riniziato quando abbiamo finito. Però quando siamo entrati nella porta romana, ci fermarono. Ah no, voi non potete entrare perché non avevamo i permessi per la macchina, una cosa del genere. Sì, una cosa del genere. Allora, Marco, tu vai giù e aspetta gli altri fratelli. E io e l'altro fratello siamo andati alla questura. E alla questura di sabato pomeriggio, periodo di Natale, qui non c'è nessuno. Siamo entrati e ci siamo messi a pregare per questo fratello. Signore, per favore, fai tu qualche cosa, perché ci sono i fratelli, Marco che sta giù con i fratelli. Noi stiamo qui tutti pronti con queste casse, musica, evangelizzazione, tutto. E c'era una persona che ha detto, guarda che il capo della polizia, non so chi era, sta su in un incontro, un meeting, e noi abbiamo aspettato, dovevamo stare qui. Poi lui scende con i suoi poliziotti, detto, guarda, abbiamo bisogno di questo permesso, dagli questo permesso, e grazie a Dio, no? Ci ha dato il permesso, e l'ho fermato e ho detto, guarda, noi preghiamo per voi. E lui ha detto, mi fa grande piacere che qualcuno pensi a me. Dunque, quando noi preghiamo per le nostre autorità, di sete e lo apprezzo. Ok, questo è un incoraggiamento, scusate la parentesi, ma facci capire che le cose sono così. Noi vogliamo pregare che Dio muove gli spiriti dei nostri governanti, le menti, affinché vengano promosse leggi giuste, che onorino Dio,
che è per il bene del popolo, perché Dio è un Dio di ordine, Dio non è un Dio anarchico. L'anarchia non esiste nella mentalità di Dio, è meglio per un popolo avere dittatura che anarchia, perché l'anarchia, immaginatevi domattina tutti i semafori di tutte le città, grandi città, piccole città del mondo smettono di funzionare, non c'è più polizia, cosa succederebbe? Da Napoli un pochettino potrebbe costare una grandezza, Napoli, la mia città, guarda, preferita, nuova preferita, ma è così a questo livello. Comunque immaginate che disordine, e Dio non è un Dio di disordine, un Dio di ordine. Noi vogliamo pregare per le nostre comunità e fare rispettare le leggi. Quando ci lamentiamo che criminali vengano liberati dopo aver compiuto chissà chi, la gente che grida giustizia. Noi vogliamo pregare che le nostre autorità possano promuovere leggi corrette e giuste riguardo il lavoro, la tassazione, la sicurezza, come abbiamo detto, nelle famiglie. Dobbiamo pregare, questa è la nostra, questa è la mappa reale che noi possiamo dare, no? E le società cambiano, cari fratelli, perché è successo a Ginevra, quando Calvino cominciò a predicare in Svizzera, lì erano taverne, briani, giochi, era distrutta la società, ma con la predicazione dell'Evangelo e della parola di Dio, la Svizzera è cambiata l'Inghilterra, dove non c'era più schiavitù, hanno creato orfanatori profughi. Tante nazioni durante la riforma protestante furono cambiate. E questa è una delle ragioni quando noi andiamo in queste nazioni con una storia protestante, diciamo, oh che bell'ordine che c'è qui. Perché? Perché Dio ha onorato anche le preghiere e ha usato degli uomini per cambiare le cose. Ora, noi preghiamo per la giustizia e preghiamo. Perché preghiamo per le autorità? Affinché proteggano, i governanti proteggano la Chiesa. Perché se noi non siamo protetti, noi non potremmo stare qui adesso. Anche come associazione, noi abbiamo la libertà di stare qui. Ma immaginate, non dico tanto lontano, ma 60 anni fa, 70 anni, nel periodo del fascismo, questo non era possibile, cari fratelli e sorelle, perché tra il Vaticano e il fascismo non era possibile. Andare un po' più indietro, nel periodo del 1800, l'Inquisizione, morivano più di 15 milioni di persone, tra i quali c'erano delle persone timorate di Dio, gli albigesi, i valdesi. E non era possibile, e noi siamo in un certo senso un frutto delle loro preghiere. Noi predichiamo o preghiamo le nostre autorità affinché non ostacolino la predicazione. Va bene, voi mi potete radunare, ma non fare il proselitismo. No? E succede in tante nazioni, l'Arabia Saudita è uno di questi, no? Ma noi sappiamo una cosa, cari fratelli, che nessuna potenza potrà mai frenare, ostacolare o bloccare perennemente l'Evangelo. Nessun nemico di Dio, né Satana e i suoi servi potranno frenare l'Evangelo. Niente può frenare la predicazione dell'Evangelo. Durante la riforma protestante, vi ricordate Martin Lutero, Federico il Saggio è un principe della Germania. E quando Martin Lutero ricevette la bolla del Papa, condannandolo come eretico per le sue tesi, per le sue posizioni, Martin Lutero allora bruciò questa bolla papale, e per lui era come se avesse firmato la sua condanna di morte, era pronto ad essere ucciso, perché disse: io mi fermo, sto fermo sulla parola di Dio e la mia coscienza mi dice che è vera e niente può cambiare quello.
di notte questo principe prese l'impero e lo nascose nel suo castello per un anno, e in quell'anno Martin Lutero fece dei grandi scritti e tradusse la Bibbia in tedesco, in lingua volgare. Niente può fermare la vera religione, né autorità religiosa né autorità imperiale. Non ce l'hanno fatta. E Dio mise lì questo principe sovranamente che protegge. E del resto fu storia. Dunque, in conclusione, Dio ha prestabilito tutti i regni e tutte le autorità. Tutto ciò che Dio ha detto succederà. Se Dio dice una cosa, succede, come abbiamo visto con il regime. O vi ricordate nel libro di Daniele il sogno che ebbe Nabucodonosor dell'immagine con la testa d'oro, tronco d'argento, i quattro regni, cinque regni, e tutti si avveranno: l'impero assiro, babilonese, persiano, i greci, i romani. Era già stato preavvisato e è successo. Noi guardiamo dietro e dice sì, l'impero romano non c'è più, l'impero greco non c'è più. Dunque quello che Dio viene, però ci sono ancora due regni, e ascoltate bene, due regni che devono ancora venire. Uno è il regno dell'Anticristo, che durerà per un po', e poi c'è un regno eterno, un regno glorioso, un regno che è già dentro di noi, perché abbiamo le leggi di questo re dentro di noi, abbiamo la devozione a questo re, abbiamo la fedeltà a questo re. Questo re ci protegge, c'è anche il regno di Cristo. Ora voglio farti una domanda: quale regno appartiene? Quale dei due regni appartiene al regno di Satana? E sappiamo la fine sua, e sappiamo già ci abbiamo lo scritto che ci dice: no, questo succederà, il tuo nome è scritto su quale dei due rotoli. Dunque vorrei che riflettessi su questo. Se tu non hai la certezza che il tuo nome è scritto nel rotolo di Gesù, sei in tempo di pentirti dei tuoi peccati, credere nel Signore Gesù Cristo, prenderlo, farlo Signore della tua vita, confesso, sii battezzato e riceverai il dono dello Spirito Santo. E se tu già hai fatto così, e quell'amore in te che abbiamo cantato, Abba Padre, no? Papà mio, gloria a Dio, perché quel regno che deve venire, ma già è venuto dentro di noi, che è stato già prescritto, è arrivato in Cristo Gesù, nella tua vita. Amen. Thank you.